Buonasera amici criptoinvestitori, avevo spostato il microfono e ben ritrovati a tutti quanti. C'è nessuno? Sì, siamo qua, siamo sul pezzo. Anche oggi sono qualche minuto in ritardo, ma stavo sistemando alcune cose. Adesso tra poco vi spiego anche che cosa, visto che ne parleremo. Che dire, ci troviamo qui come tutti i martedì e venerdì, i nostri appuntamenti fissi su Twitch Live per commentare insieme il mercato, le notizie, le cose che accadono nel mondo cripto, per scambiarci opinioni affinché voi mi possiate fare domande, insomma per tenere la comunicazione tra me e voi della community. Come al solito vi raccomando di partecipare attivamente a questo live facendo domande, utilizzando la chat, perché il bello appunto di questi incontri è proprio questo. Aspettavo solo te gasato i massimi e siamo sempre qui. Sono anche sudato ai massimi oggi perché sono arrivato dall'ufficio circa 5 minuti fa, ho fatto giusto in tempo a accendere l'aria condizionata a cannone a 18 gradi circa, però poi ho dovuto chiudere la porta perché adesso poi di là ci sono persone, insomma, e quindi devo chiudere la porta per non fare casino e tutto quanto, e qua dentro c'è una temperatura che più o meno è pari a quella della superficie del sole secondo me, e quindi mi vedrete sudare sempre di più fino all'evaporazione probabilmente. Scherzi a parte, beh, qui caldo boy, esatto, qui a Piacenza ci sono 31 gradi in questo istante, ma percepiti secondo me qualcosa come 75, perché c'è un'umidità veramente fuori di testa, devastante, con zanzare e tutto quanto. Per l'occasione avrei gradito una camicia hawaiana, altro che camicia hawaiana, ci vorrebbe non so che cosa, quei cappelli con i ventilatori che ti puntano addosso e ti continuano a frullare. Che dire, allora mi raccomando, fate tante domande, vi stavo dicendo partecipate per due motivi. Il primo motivo è che dovete partecipare al live per renderlo più piacevole, quindi per dirmi tutti i dubbi che avete affinché io possa rispondervi, affinché ci possiamo scambiare opinioni. Il secondo motivo invece è raccattare shitcoin a 90, perché come sapete, guardando il live, quindi macinando tempo di visualizzazione, guadagnate shitcoin. Quando arrivate a 1000 shitcoin potete convertirle con un piccolo premio in BTC 0,005, in particolare tutti da holdare, guai a voi. E se utilizzate anche la chat in maniera attiva, partecipando appunto attivamente al live, potete raddoppiare il numero di shitcoin guadagnate, e quindi quello è un altro sicuramente motivo per farlo. Inizio subito a leggere un po' delle vostre domande, così partiamo, vediamo un po' che succede, cosa avete da dire, e poi analizziamo i grafici. Vi mostro un paio di notizie, in realtà avevo aperto un altro paio di tabs del browser, ma non capisco per quale strano motivo qui non ve le debba far vedere. Secondo me ho sbagliato qualcosa su OBS, abbiate un attimo di pazienza, vediamo se così va meglio. Assolutamente sì, tac, ecco, infatti mi sembrava strano, avevo puntato alla finestra sbagliata, no problem. Allora, finalmente sono riuscito a collegarmi ad una live, mi fa un sacco piacere, spero che sarà il primo di una serie di appuntamenti. Ci sono molti che ultimamente sono nuovi di queste live e mi sembrate gasati, sono veramente contento di questa cosa. Tiscillo DMG ancora prima di iniziare, to the moon, che cos'è DMG? Adesso mi hai incuriosito, mi devi spiegare di più, mi devi assolutamente dire di più. Ciao grande, ciao VeChain Holder, il nostro insider sulle altcoins che è entrato in ERD quando erano ancora tempi non sospetti. Ciao Luca, ciao chat, ciao anche a te. Crypto.com ha riattivato le carte, è vero, ho visto. Crypto.com è stato travolto in pieno dallo scandalo Wirecard, proprio perché Wirecard è il suo, è stato, cioè è tuttora anzi, il suo provider di servizi di e-money, diciamo, quindi di erogazione carta, di credito sulla carta, di spending dalla carta, tutto ciò che ha a che fare insomma con la carta di Crypto.com, quindi non il wallet, non la parte earn, non tutte quelle cose lì, ma sì tutto ciò che riguarda la carta. Il discorso sulla bancarotta appunto di Wirecard ha imposto il termine del servizio, uno stop del servizio a Wirecard stesso, proprio perché era insolvente, era sotto indagine, ci sono un po' di menate tuttora in corso, attenzione, e di conseguenza i due principali che hanno subito questa cosa in quanto clienti di Wirecard erano
erano proprio Crypto.com e Curve, che è un'altra carta fintech molto carina, tra l'altro magari un giorno ne parleremo. Fondamentalmente è un collettore di carte in un'unica carta, quindi se voi avete 5, 6, 7, 8 carte diverse, con Curve potete utilizzare sempre appunto la Curve e scegliere con quale pagare di volta in volta. Veramente comoda, tra l'altro appunto ne parleremo assolutamente. L'altro era SisalPay, che adesso non so se qualcuno di voi lo utilizza, non è proprio affine diciamo al nostro mondo. In ogni caso Curve ha già cambiato provider, ho visto. Crypto.com è stato riattivato, ma sempre sotto Wirecard se non erro, quindi io invito alla cautela, perché comunque stiamo parlando di un'azienda che è in difficoltà, e quindi io sinceramente non andrei a caricare troppi fondi in questo momento sulla carta. Sinceramente questa è una cosa che farei che non farei a prescindere, quella di caricare molti fondi sulla Crypto.com, così come sulle altre crypto cards, proprio perché insomma è un discorso di affidare il nostro denaro a terzi, a degli emittenti che magari non conosciamo neanche, e quindi insomma è buona cosa tenersele sempre per sé e caricare poi lì sulle carte ciò che dobbiamo spendere nell'immediato, un po' come il discorso exchange, sui quali non vale minimamente la pena di caricare delle cripto a meno che non le dobbiamo tradare subito. E c'è chi le carica e le utilizza come wallet, ecco, è un grosso errore, perché così come se chiude l'exchange le coin che abbiamo depositate sopra non le vediamo più, se chiude un provider di questi servizi di carte c'è veramente il rischio di perdere tutto. Crypto.com è riuscito a risarcire, si è comportato bene in quel caso lì, perché in pochissimo tempo ha risarcito tutti coloro che erano stati affetti da questo problema, ovvero che avevano dei balance sulla carta e si sono trovati quindi rimpinguato il loro wallet di un pari ammontare del balance sulla carta. Tuttavia adesso che la carta è stata attivata, appunto, io andrei un po' coi piedi di piombo nell'usarla finché questa nebbia non si dirada un po', sinceramente mia personalissima opinione. Questo per quanto riguarda Crypto.com, che è un discorso abbastanza attuale. Ho subito una domanda per te, sempre sul bot dell'ultima versione con Strategy, in quanto non riesco ad agganciare gli alert a TV Hub per BitMEX. Non ho potuto seguirti venerdì, ma oggi sono qui, aiutami perché voglio sfruttare il bot al massimo per essere più che gasato. Allora, dunque, facendo un attimino gli step da seguire per attivare il bot su BitMEX, le cose da fare sono innanzitutto avere la strategia, quindi ritornando qua su TradingView, ne parliamo in brevissimo per non annoiare magari gli altri, poi magari scrivimi in privato su Telegram o su Discord per andare a fare il punto della situazione, però adesso in brevissimo, adesso qui stavo testando un'altra strategia. In ogni caso quello che serve è avere i miei script alert, ok, quindi il nostro alert a disposizione da caricare, vedete che ci dà il nostro segnale col grafico, andare a creare l'alert qui dentro, quindi vado a creare un nuovo alert, lo avevamo già fatto anche qui come vedete, e dopodiché su TradingView Hub, su TV Hub, vado a generare l'ordine, quindi andando a inserire tutti i dati dell'ordine e generando il messaggio lo vado a copiare nel webhook qua dentro all'alert su TradingView. I passaggi fondamentalmente sono questi, non dovrebbero esserci particolari problemi, ok? Generazione alert, creazione del messaggio su TradingView Hub, che a sua volta ovviamente tramite API deve essere collegato all'exchange, e poi copy paste del messaggio qui dentro come webhook. In questo modo quando TradingView fa scattare l'alert invia anche quel messaggio lì al bot e direttamente quindi di conseguenza all'exchange. Dunque te l'ho detto, se hai qualche altro dubbio più specifico, più tecnico, sentiamoci magari o in privato o sul canale di Discord dedicato a bot trading algoritmico per andare ad approfondire senza annoiare troppo magari chi ci sta seguendo. Il tuo trade su Cava è davvero top, mi sono anche andato a vedere bene il progetto e ho deciso di aggiungerlo al portafoglio, davvero un'ottima entry, grazie. Che dire, anch'io sono molto soddisfatto di questa entry su Cava che sta fruttando abbastanza bene. Tra l'altro sono curioso di vedere che succede domani, che dovrebbe andare in live il discorso sul mining da BNB alla loro stablecoin, e vedere se sarà un po' un sell the news oppure no. Sono fin tentato da chiudere una piccola parte della posizione oggi, visto che sta
facendo dei bei numeri per evitare proprio l'effetto sell the news, vediamo. Però, come dire, come progetto mi interessa, mi piace e mi aspetto magari un po' di shilling domani dumpano Cava ed entrano su Atom. Sono curioso di vedere che succederà, perché magari poi viene shillato un po' sul canale di Binance, insomma sui network di Binance, tuttavia quasi quasi per l'appunto un piccolo close della posizione, visto che comunque ho ottenuto già un 2R, un raddoppio, 2R no perché sono entrato con 2 terzi R, però quasi quasi una chiusurina, ci sta. Ciao Luke, ma quale grafico tra tutti gli exchange consiglieresti per analisi BTC? Alle volte hanno volumi troppo diversi tra loro e non so quale prendere come riferimento più attendibile. Guarda, io di solito per lo spot market utilizzo Bitstamp, perché è quello comunque che muove volumi più, come dire, alti, più notevoli. Per quanto riguarda la speculazione e il trading utilizzo BitMEX piuttosto che Bybit, piuttosto che OKX, insomma dove ci sono più volumi, non è che c'è una regola specifica, anche perché poi questi exchange di perpetual, di derivati vanno a mediare un po' i prezzi dei vari exchange spot, quindi sono anche un buon riferimento anche semplicemente per lo spot, potrebbe essere buona cosa anche seguirli banalmente anche solo per l'appunto per quello. Ok, ciao a tutti, sono Gasato. Ciao, sono uno dei nuovi. Benvenuto innanzitutto, mi fa molto piacere. Questa è la terza che seguo. Molto interessanti, complimenti. Mi fa veramente piacere. Se hai domande, mi raccomando, sentiti liberissimo di porle. E benvenuto tra noi. DeFi Money Market. Guardatela, guardatela e guarda gli sponsor. Era quel DMM che mi avevi shillato all'inizio. Me la vado a vedere, ma incuriosito. C'è dentro la buzzword DeFi, che in questi giorni tutto ciò che contiene DeFi pompa veramente i massimi. Allora sti BAT to the moon, adesso tra poco ci guardiamo, facciamo una bella analisi dei grafici, BAT compreso. Domandona, sono interessato ai pazzi a token set, ho visto che se ne parlava anche su Discord, allora penso siano token creati con smart contracts per aggiustare il bilanciamento di asset secondo una strategia, quindi anche con strategie complesse ci si può fare trading algoritmico. Allora vi faccio un mini spoiler a tal riguardo. Token sets è, adesso ve lo presento proprio in breve, vi faccio un mini spoiler perché ci vorrei fare qualcosa dentro anch'io. Vi mostro che cos'è innanzitutto, è una cosa molto interessante perché è come dire un social trading, diciamo così, e so già che sto triggerando qualcuno. Fondamentalmente quello che accade è che chi vuole diventare appunto un social trader, chiamiamolo così, crea il suo set, si chiama proprio, dove va a condividere i suoi trade che fa col pubblico, andando a mettere una piccola fee, eventualmente una buy fee o addirittura solo una performance fee o streaming fee, che vuol dire che non si paga una fee per entrare o uscire, ma soltanto per la durata per cui si rimane dentro sulla performance. Fondamentalmente quando il trader poi va a ribilanciare il portafoglio, cosa che qui secondo me non è ancora mai stata fatta, forse perché Chainlink ha pompato veramente i massimi, volevo farvi vedere magari qualcos'altro, ecco vedete, fondamentalmente il trader decide quando andare a ribilanciare, vedete che qua sotto si cambia Bitcoin USD, Bitcoin Compound USD eccetera eccetera, con dei pesi diversi a seconda di quello che il trader fa, chiaramente, perché se il trader sostiene che il mercato è bullish, chiaramente entrerà in Bitcoin, in Ethereum, nei token che ci sono, se sostiene il mercato bearish invece uscirà in stablecoin, e fondamentalmente quello che si crea è un fondo, chiamiamolo, dove chiunque può entrare e partecipare con una sua quota, che può essere $10, $100, un milione, quello che è, e pagando soltanto la fee di performance, la streaming fee o quello che è, seguire i profitti del trader che opera su questo fondo. La cosa che mi piacerebbe fare è proprio, ho già fatto richieste e sono in contatto con loro, diventare uno di questi social trader proprio per due motivi. Innanzitutto magari per trasparenza nei vostri confronti, per farvi vedere un esempio di una mia strategia, applicherei in questo caso una strategia abbastanza a basso rischio, trend follower, molto molto easy, solo long, quindi dedicata proprio a chi vuole tenere un profilo abbastanza moderato in termini di rischio, che punta a minimizzare chiaramente il drawdown in primis e a seguire i trend in seconda battuta. E per l'appunto adesso sto pensando di renderla pubblica, in secondo luogo vi dicevo per permettere a chiunque di voi fosse interessato di unircisi
con una sua piccola quota, magari per diversificare il suo portafoglio, eccetera, eccetera. La cosa bella di TokenSets è che non è una piattaforma centralizzata, ma è decentralizzata, in quanto ognuna di queste strategie è un token che si chiama proprio SET, cioè un SET inteso proprio come una quota di partecipazione a questo fondo, chiamiamolo in questo modo, bilanciato secondo i trade del momento, quindi secondo la situazione. Il set è completamente collateralizzato da tutto tramite smart contract, si può entrare e uscire in qualsiasi momento, e quindi è una piattaforma che mi affascina veramente tanto, perché sposa molto la filosofia decentralizzata di Ethereum, è basato ovviamente su Ethereum, e soprattutto permette di pubblicare le proprie strategie e permettere a chiunque di entrarci dentro con mini sforzo e senza barriere d'ingresso. Quindi vi aggiornerò sul come andrà, ma sappiate che l'idea era di creare una mia strategia qua sopra, e spero che vi, come si dice, vi gasi questa cosa. Datemi un feedback, magari fatemi sapere. E per quanto riguarda invece, ecco, TokenSets, anche ci sono un'altra categoria di set che sono algoritmici, quindi banalmente ce ne sono alcuni basati sull'RSI, che tu acquisti quel token lì e hai un'esposizione di un certo tipo su Bitcoin, su Ethereum, eccetera eccetera, che si ribilancia da sola. Quindi ci sono due modalità, quella col trader dietro e quella algoritmica. Io personalmente preferisco quella col trader dietro, quindi uno appunto acquista, entra in un set, prende una quota di questo piccolo fondo e segue le performance del trader che muove il fondo stesso. E magari facciamo un sondaggio, come suggerisce il nostro Zorchi02, perché no? Allora, a tal proposito, facciamolo subito il sondaggio, visto che spero io, a dir la verità, che siate gasati, perché io vorrei andare in quella direzione lì, proprio per anche per provare questa nuova piattaforma, per seguire un po' le possibilità che la DeFi dà, e soprattutto per dare possibilità a tutti di vedere semplicemente o anche di seguire le mie strategie. Quindi vi piacerebbe, o meglio, seguireste una mia strategia su TokenSets? Certo, preferisco di no. Vediamo. Via, sondaggio acceso. Mi raccomando, per votare sopra la chat, come al solito, menu a tendina, cliccare e via. Ovviamente io punterò a tenere al minimo le fees e quant'altro, comunque ci aggiorneremo, ve l'ho detto, vi aggiornerò su tutto quanto. Allora, ciao Luca, scusa per il numero altissimo di domande, ma devi assolutamente placare la mia curiosità. Va bene. Che app usi per impostare gli alert su mobile e su PC? Fai molto trading da mobile o il tuo approccio di medio periodo, se così si può definire, ti permette di svolgerlo principalmente da casa? Se dovessi tirare una media, qual è il tuo orizzonte temporale di azione tipo? 2 settimane? 1 mese? Sono mediamente poche operazioni mensili ma mirate? Ciao e grazie mille. Innanzitutto grazie per le tue domande, visto che sono sicuramente utili a tutti. Sono domande interessanti sull'operatività. Tra l'altro vorrei proprio fare un video dedicato non alla mia giornata tipo, però come alloco il mio tempo durante la giornata, quindi quando faccio trading, come me lo gestisco, come seguo il canale, come seguo tutte le varie cose, perché comunque la produttività è un tema veramente importante nel campo del trading, proprio perché bisogna imparare a gestirsi il tempo, a gestirsi la giornata per seguire anche i mercati. Partendo dalla prima domanda, l'applicazione che uso per impostare gli alert è TradingView, perché non ne metto tantissimi, non seguo tantissimi mercati. Io ho la versione premium, quindi mi permette di impostare una quantità sufficiente di alert, e io utilizzo soltanto TradingView. Per impostare alert più banali, più semplici, io utilizzo molto l'exchange Bybit, che al suo interno ha una funzionalità di alert sull'app, e penso abbastanza come dire illimitati, credo. Altrimenti ci sono tantissime applicazioni quali Delta, Tab Trader, insomma da mobile, che permettono di gestire un po' i vari grafici, gli alert, le situazioni del mercato, eccetera eccetera. Quindi c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Io personalmente utilizzo soltanto TradingView perché permette di mettere alert anche un po' avanzati, come sui volumi piuttosto che su alcune situazioni di medie mobili, eccetera eccetera, che io tendo ad utilizzare. Passando alla seconda domanda, fai molto trading da mobile? La risposta è assolutamente sì, anzi faccio trading praticamente solo da mobile, perché è vero che
Io applico un'operatività abbastanza soft, però considera anche che spesso e volentieri attualmente io lavoro 8 ore al giorno fuori casa, spesso e volentieri sono fuori casa, mi alleno, magari esco, faccio altre cose e non è che puoi dire sa aspetto fino a stasera e apro la posizione stasera perché sono fuori casa. Quindi io credo che 8-9 posizioni su 10 le apro da mobile e per questo motivo io tendo molto ad utilizzare Exchange, che hanno delle buone applicazioni mobile, user friendly, stabili, facili da usare, che non ti inducono in errori, con tutte le funzionalità, puoi mettere gli ordini avanzati anche da lì, eccetera, eccetera, eccetera. Perché appunto ormai io vivo su mobile e pertanto, a parte queste occasioni in cui magari faccio video, lavoro al canale che sono sì davanti a PC, però raramente mi trovo fisso davanti a PC per poter operare in tranquillità. Quindi gli studi sui grafici sì, li faccio da PC per motivi di comodità, ovviamente, mi ritaglio la mia magari oretta la mattina, un'oretta a metà pomeriggio, una mezz'oretta, oretta sempre la sera, per aggiornare la visione sui grafici, aggiornare il mio journal dove identifico i potenziali setup e le potenziali situazioni, aggiornare i miei alert, quindi da vedere se si verifica uno dei setup che sto individuando e seguendo. E però poi quando arriva l'alert non è che devi dire cacchio, corro davanti al PC, via, andiamo ad aprire la posizione, o no, oppure adesso sono fuori casa, come faccio, chiamare il fratello, lo zio, il cugino, aprimi la posizione, eccetera, eccetera. E quindi fondamentalmente opero, ecco, da mobile quasi in esclusività. Poi, se dovessi tirare una media, qual è il tuo orizzonte temporale di azione tipo? Difficile dirlo, però in media ti dico quello che è stato sul passato. Fondamentalmente io tengo aperti in media una posizione tra i 20 giorni e i 2 mesi addirittura, perché mi è capitato spesso su Bitcoin di avere posizioni abbastanza di medio-lungo termine. Per dire, io adesso ho soltanto la posizione spot e ho la posizione hedge short del 10% che ha compiuto da poco un mese, a poco più di un mese, devo stare attento tra l'altro che non mi scada il future, altrimenti devo fare il roll. E sulle altcoins invece un po' meno, sulle altcoins solitamente si parla, a meno che non mi vada in stop loss immediatamente, di una media di appunto un paio di settimane, 2-3 settimane, ecco. Su Bitcoin invece si parla anche di un'operatività molto molto più lunga. Che dire, io vedo che il sondaggio è terminato, ha vinto il certo, quindi mi avete stragasato. Io spero davvero di riuscire a fare questo lavoro qui, anche perché sto veramente sudando tantissimo, chiusa parentesi, anche perché vorrei davvero dedicare una fetta del mio tempo a costruire una strategia da condividere con voi, una sorta appunto di social trading. Molti di voi me l'hanno chiesto e quindi ci sto lavorando, ci lavorerò, anche perché vi ho condiviso molte strategie automatiche che poi sono un po' il backbone, la colonna portante, la spina dorsale di molti approcci che utilizzerei anche per gestire un fondo a medio-basso rischio. Però se vi dovesse interessare avere un accesso ancora più semplificato, lo faremmo di sicuro. C'era un'altra domanda. Sono mediamente poche operazioni mensili ma mirate? Guarda, operazioni mensili molto poche, perché io in media anche lì farò tra le 2 e le 5 operazioni al mese. Non si parla di veramente un'operatività abbastanza easy su time frame giornaliero, raramente sulle 4 ore, spesso addirittura sul settimanale. E quindi dipende, perché poi ci sono quei momenti magari di boom del mercato dove ti apri 3, 4, 5 posizioni una dietro l'altra. Ci sono quei momenti un po' morti dove per 2-3 settimane stai lì a guardare. Fondamentalmente è importante, secondo me, andare a, come dire, cioè inquadrare l'operatività per bene, quindi capire che cosa si vuole fare, capire che strategia si vuole seguire, e in base a quella si imposta poi la propria operatività di conseguenza. Crypto.com sembra possa risolvere il discorso carte con una modifica in back-end. Allora, in realtà, se non erro, Crypto.com ha riattivato il servizio perché Wirecard gli ha permesso di farlo, quindi se non erro non è cambiato fondamentalmente nulla. Primo commento al live, gasato ai massimi, grandissimo, benvenuto, mi fa molto piacere, benvenuto tra noi e spero che rimarrai e che continuerai a commentare, a essere sul pezzo. Ciao a tutti gasatissimi, ciao anche a te e benvenuto. Sì, anche SisalPay ha lo stesso issuer, esatto. Sarebbe fruibile un servizio cripto fornito da Sisal? I casi d'uso e l'adoption andrebbero ai massimi. E Sisal però secondo me ha un bacino di utenza, non so quanto avvezzo alle cripto, quindi...
Non saprei, non credo abbia un bacino di utenza, un target prevalentemente smart, a dire la verità. Non sarei così sicuro. Mamma mia, oggi spamma tantissimo Brave, mi stanno arrivando una quantità di pubblicità incredibili, non so che succede, probabilmente sto accumulando un sacco di bat. Luca, invece io ho una visione BTC non ribassista, ho venduto una put strike 8000 a scadenza 31 luglio, mi sto approcciando piano piano alle opzioni, ho fatto una cagata, ma dipende dal perché l'hai fatto. In realtà, guarda, a proposito, tra poco magari parliamo della mia situazione con le opzioni, che non è andata benissimo perché di volatilità non se n'è ancora vista, e infatti ho fatto un rollover alla prossima scadenza in perdita della posizione long volatility, l'ho spostata fondamentalmente al 31 di luglio con più o meno gli stessi parametri, ho perso un 5-6% sul capitale investito in opzioni, che non era un granché, perché anche perché ci sto giocando con le opzioni, ne avevo comprate 4 di opzioni, e ho detto, ho fatto un rollover, quindi l'ho spostato acquistando sempre opzioni delta neutral con più o meno un profilo di rischio identico, quindi puntando sulla volatilità, puntando al delta neutral, puntando ad un theta il più basso possibile, con scadenza fine mese, quindi aspettando ancora un po', perché comunque la situazione di compressione permane sempre e non è cambiata, quindi sono ancora fiducioso in quello scenario. Se hai venduto una put, venduto tra l'altro, vuol dire che sei rialzista, strike 8000, oddio, scendere sotto gli 8000 significherebbe andare a rompere il range low, andare ancora sotto a 8000, c'è un altro supporto tra l'altro, adesso sicuramente non ci sarà stato un premio altissimo per una put con strike 8000, però cioè, magari eventualmente se vedi che rompiamo il range low puoi pensare di andare a coprire la posizione con con una posizione short per esempio, piuttosto che con qualche, cioè con il riacquisto, scusa, dell'opzione stessa, in modo da non esporsi appunto a una potenziale perdita illimitata. È importante per l'appunto andare a prevedere anche lo scenario nefasto, perché nello shortare un'opzione c'è quella possibilità abbastanza nefasta per l'appunto di andare verso una perdita veramente veramente ampia, bisogna appunto prevenirlo. Dunque, dove siamo? Ciao, se Ethereum 2.0 fallirà, pensi che RGB di BTC potrà essere un'alternativa per l'ecosistema DeFi? Allora, io credo che la DeFi, Bitcoin non è ancora pronto per un layer smart, diciamo così, cioè Bitcoin è più fatto per la sicurezza, per la robustezza, per magari canali di pagamento come può essere quello di Lightning Network, però non per lo scripting. Lo scripting di Bitcoin è ancora molto molto grezzo, e anche quei layer aggiuntivi che sono stati creati, costruiti su Bitcoin, sono ancora estremamente grezzi e poco barra niente testati. Quindi io credo che innanzitutto Ethereum 2.0 non credo che fallirà, alla peggio lo posticiperanno ancora, ma di sicuro Ethereum è solido e robusto, tale rimane, e non sarà Ethereum 2.0, mia personalissima opinione, a disintegrare il network o a metterlo a rischio, per l'appunto piuttosto diranno un attimo, non siamo pronti, lo posticipiamo ancora, teniamo la versione attuale, fanno qualche altro accrocchio, come dire, per gestire meglio la situazione. Tuttavia appunto Ethereum non ha solo Ethereum 2.0, ma anche quei layer ulteriori, anche lui, quei layer di sharding, ci sono addirittura delle altre blockchain che puntano allo sharding di Ethereum, e quindi ecco, ci sono alternative anche senza doversi spostare da Ethereum a Ethereum 2.0 per scalare un po'. Io credo che magari uno step successivo prima di Ethereum 2.0 potrebbe essere proprio andare su queste opzioni qua. Non mi fa open ok qua, ti contatto in Discord, grazie, sì, così ci chiariamo meglio sul bot. Domani dumpano Cava e entrano su Atom. Come mai Atom? Ma c'è qualche notizia a riguardo, che non è la prima volta che viene citato. Buonasera boss, grande Gabr, ben arrivato. Spero che la tua esperienza su Skew stia andando bene. Ciao Luca, potresti fare un piccolo recap sulle shitcoin guadagnate per chi segue in live? Sì, dunque, tu clicchi, se clicchi sul logo, sul
sullo stream video, tu metti il puntatore, clicchi sul logo in basso a destra, dovresti vedere quante shitcoin hai, semplicemente. C'è un simbolino di tipo monetine impilate, per l'appunto, e il numero di fianco, e ti dice quante ne hai. A 1000 si può fare il redeem con il premio. Ciao Luke, in un grafico cosa ti fa ipotizzare un'accumulazione o distribuzione? Allora, accumulazione e distribuzione sono due facce della stessa medaglia, cioè una situazione di pausa, cioè una situazione intermedia tra due movimenti. Solitamente si chiama accumulazione quando per l'appunto i grossi capitali stanno accumulando, quindi stanno facendo acquisti, e presume quindi una ripartenza rialzista. Perché? Perché ovviamente abbiamo un movimento, lateralizzazione. Se in questa lateralizzazione i volumi sono principalmente in acquisto, si chiama per l'appunto accumulazione, perché accumulano. Chi accumula, che è la maggioranza, se si rivela un'accumulazione, sarà interessato poi a far salire il prezzo salirà, e in tal caso appunto si confermerà l'accumulazione. Al contrario, si definisce distribuzione un movimento di vendita delle coin da parte dei grandi capitali ai piccoli, che appunto distribuiscono, vendo un po' a te, un po' a te, un po' a te, così via, dampano sul mercato, dopodiché sono interessati a far calare il prezzo. Un movimento di accumulazione o distribuzione lo vedi quando c'è una pausa, per l'appunto, sul mercato. Magari facciamo anche un disegnino che può essere utile. Ci troviamo adesso in un momento gigantesco di accumulazione o distribuzione, per fare un esempio molto vicino a noi, che è questo. Abbiamo un range di lunga durata, e tanto più è lunga la durata e tanto più è significativo l'accumulazione o la distribuzione, perché si muovono più volumi. Vedete, si formano queste classiche formazioni sui volumi, perdonate il gioco di parole, la ridondanza del verbo formare, ma ci sono appunto queste formazioni qua che vedono un clusterone di volumi molto molto concentrato in un intervallo di prezzo. Significa proprio che in quest'area di prezzo si muovono tanti volumi, ci sono tanti passaggi di proprietà su Bitcoin, tanti trade, ok? Io lo vendo a te, che tu lo vendi a un altro, che un altro lo compra e lo rivende a un terzo, il terzo compra un po' lì, un po' lì, un po' lì, e alla fine si tirano le somme. Le somme ovviamente non le si può tirare a priori, perché non si sa il netto, se è positivo o negativo, ma soltanto una volta che il prezzo fuoriesce dal suo intervallo di confidenza. Perché? Perché in primis chi detiene la maggioranza dei volumi, quindi gli acquirenti o i venditori, sono le due controparti in gioco, sarà interessato a far valere la sua posizione. Quindi nel caso in cui dovessimo andarlo a rompere a rialzo il range, avremmo la conferma appunto che qua dentro abbiamo un moto accumulativo principalmente, proprio perché comunque i sellers saranno o interessati a rientrare in posizione o staranno fuori, chi ha shortato magari verrà stoppato e liquidato, e quindi si ha un netto poi in favore appunto dei compratori, dei long. E inoltre significa che la net pressure, la forza netta appunto tra venditori e compratori, è a favore dei compratori, e quindi si presume che questa diventi un'accumulazione. Al contrario, se abbiamo un risultato che spinge a rompere a ribasso il range, si parla di distribuzione, proprio perché magari sì, arriviamo da un movimento rialzista, però qui dentro c'è stato un passaggio di proprietà che chi ha comprato magari durante la salita ha fatto i suoi profitti, durante questa lateralizzazione ha venduto, 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 per l'appunto ha distribuito, e poi ha spinto il mercato al ribasso, e di conseguenza, scusate, notifiche di Telegram, facciamo che metto un bel non disturbare, altrimenti ogni tanto parte, e di conseguenza innesca appunto una fase ribassista per profittare o dallo short oppure per puntare a riacquistare poi a prezzi più bassi. Quindi ahimè non esiste nessuna sfera di cristallo che in anticipo ci dica se il movimento è accumulativo o distributivo, il non movimento anzi, però possiamo solitamente utilizzare alcune logiche, chiamiamole così, ovvero se abbiamo un bias fortemente bullish e il movimento laterale non dura più di tanto, allora c'è sempre questo sfondo di accumulazione, di maggior probabilità di accumulazione. Poi con una durata più lunga invece dell'intervallo di lateralizzazione, questo discorso sfuma un po', proprio perché diventa preponderante la lateralità rispetto al movimento, e quindi non è più corretto, a mio parere, dire
dire che è a priori un'accumulazione fino a prova contraria, cosa che invece può avere senso qualora l'accumulazione dovesse durare poco. Altri segni che sono interessanti sono delle prevalenze locali, cioè dei segni, delle impronte, chiamiamole così, dei grandi capitali, come possono essere ad esempio questi falsi break, i failure swing, gli impulsi di domanda, gli impulsi puntiformi in corrispondenza di un range. In particolare, ad esempio, vedete questo segno qua in alto è un segno di offerta, proprio perché c'è stata l'illusione di uscire dal range, quindi di dire accumulazione, ma dopodiché l'offerta si è palesata, ha rispinto verso il basso dentro al range e poi si è riperpetuata nuovamente in quest'altro costrutto molto simile su una resistenza inferiore. Questo è un segno di offerta che fa pensare a distribuzione. Di contro qui abbiamo questa formazione molto puntiforme con shadow doppia addirittura, che va a pescare da sotto al range low e poi respinge verso l'alto subito con domanda. Questo è un segno di accumulazione. Ovviamente se noi andiamo a esplodere tra virgolette il range, il movimento laterale, troveremo n situazioni sia di accumulazione che di distribuzione ed è difficile che ci sia veramente una preponderanza di una sull'altra, però talvolta le si vedono. Questo non è il caso, anche se vi devo dire la verità, qua c'è una maggior preponderanza, contando anche questo, una leggera preponderanza dell'offerta sulla domanda, proprio per questi tre dump uno dopo l'altro, però non sufficiente a dire c'è assenza di offerta, perché comunque ci sono alcune scene in cui l'offerta si palesa e di conseguenza ci troviamo in una situazione a tendenza abbastanza di equilibrio. Facciamo 55 offerta, 45 domanda, giusto per non dire 50 e 50, perché effettivamente non è così. In ogni caso, appunto, ci sono delle volte che già facendo l'esploso dell'interno della lateralità si vedono delle impronte belle presenti della domanda oppure dell'offerta e quindi ci fanno dire con più probabilità accumuliamo o con più probabilità distribuiamo. E su delle situazioni di quel tipo lì può avere senso aprire delle posizioni magari un po' più anticipatrici, un po' più ad alto rischio, ad alto rendimento, concordi con la nostra, col nostro bias che ci siamo fatti. Esempio, se avessi un bias rialzista, esempio, ho visto questa formazione puntiforme di domande, dico caspita c'è domanda, al prossimo test del range low quasi quasi entro con stop loss qui sotto oppure magari qui sotto, visto che questo è un bel supporto, proprio in maniera a prioristica, come per dire io mi espongo a un rischio, sono consapevole che è una posizione anticipatrice, però ho un ottimo profilo di rischio rendimento e quindi ci sta un ragionamento di quel tipo lì, ecco. Altrimenti occorre attendere la risoluzione del range in maniera tra l'altro confermata, perché la situazione più classica all'interno dei range sono i falsi break, dove si va a mangiare un po' di liquidità e a digerirla, ecco, a utilizzarla poi per fillare altre posizioni, quei classici falsi movimenti che ci fanno imbestialire. Spero di esserti stato utile. Ciao Luca, sono interessato a rendita passiva, da dove comincio? Allora, io avevo fatto un video che mi è sparito da YouTube da poco, però adesso sono in contatto con YouTube, insomma mi stanno seguendo il mio caso, non conosco le tempistiche, ma tra poco i miei video torneranno, io sono fiducioso, io gli rompo le balle tutti i giorni finché non accade. Avevo fatto un video su 5 metodi per guadagnare sulle cripto e su Bitcoin senza fare trading. Guarda, ti faccio un riepilogo molto rapido. Il primo e quello che preferisco sono le cosiddette piattaforme di CeFi. Quindi un esempio, Nexo, Celsius Network e BlockFi sono quelle che utilizzo maggiormente. Apro una piccola parentesi, tra l'altro non so se vi è già stato shillato, avevo messo un timer che ogni tanto vi posta il link. Su Celsius è aumentato la promo per i nuovi utenti, quindi se vi iscrivete a Celsius utilizzando il mio referral link e depositate $200 per un mese, ricevete $20 di bonus, non più 10, e quindi, come dire, in Bitcoin, tra l'altro prelevabile in qualsiasi momento, eccetera eccetera. In ogni caso, le piattaforme di CeFi come Nexo, Celsius e BlockFi sono piattaforme in cui tu depositi, metti a disposizione la tua liquidità a chi la vuole prendere in prestito, alla piattaforma stessa che ci fa brokeraggio, insomma, la puoi tranquillamente ritirare in qualsiasi momento senza vincoli, senza commissioni, e maturi una rendita che in media è tra il 6 e il 10% annuo a seconda della coin e della piattaforma. Ce ne sono alcune che danno di più, alcune che danno meno. Un altro metodo di
rendita passiva è lo staking, quindi se tu credi in un altcoin puoi fare staking di quell'altcoin lì e utilizzare magari un nodo tuo o dei servizi degli exchange tipo Binance, oppure su Binance puoi metterli in prestito a terzi con servizi proprio di lending che però danno rendimenti minori rispetto a BlockFi e a tutte quelle piattaforme di CeFi. Quindi questi sono i metodi principali, diciamo così. Poi ci sono alcuni arbitraggi, alcuni trade che però non tratto al momento, anzi li trovi tra l'altro sul canale stesso, lo spread trading future spot, se cerchi cash and carry dovresti trovarlo. Così, ecco, questo è un po' un riassuntino. Dunque, ciao Luca, buonasera a tutti, buonasera anche a te, ben ritrovato. Complimenti Luca, sempre numero uno, grazie sempre per tutti i tuoi video precisi e professionali. Guarda, mi fa piacere, come dire, mi piace sentire l'apprezzamento verso il mio lavoro, anche perché lo condivido con voi in maniera veramente trasparente, gratuita, e mi fa piacere che venga apprezzato, e spero veramente che sia sempre all'altezza, al livello. Ci vorrebbe una puntata solo su Token Set, ma la farò, qualora dovessi arrivare a finalizzare questo discorso qui, non, magari addirittura non una ma più di una, ma video su Token Set ci saranno. Sono abbonato con Amazon Prime, come faccio a contribuire alla crescita di questa community? Allora, ecco, a tal proposito ricordo a tutti gli amici che vogliono sostenere la nostra community che potete abbonarvi al canale Twitch se avete Amazon Prime in maniera gratuita e mi fate una donazione periodica, solo che ogni mese va rinnovata, ok? È come se durasse un mese. Dovete cliccare su abbonati sotto, vicino alle statistiche del video, al titolo, così dovrebbe esserci il follow, l'attiva le notifiche e l'abbonati. E se avete appunto Amazon Prime potete attivare Twitch Prime innanzitutto, e con Twitch Prime avete un abbonamento omaggio da utilizzare per il creator che preferite. Se sono io, ovviamente vi ringrazio e potete farlo proprio con me. Figata Token Sets, se lo fai partecipo di sicuro, mi fa piacere, guarda, lo approfondiremo. Buonasera a Luca e a tutti. Parliamo dei costi gas fee di Ether, dei tempi relativi e se vuoi anche della DeFi in modo diciamo più operativo. Allora, sono un po' degli svantaggi il discorso del costo del gas, proprio perché giusto i giorni scorsi che stavo giochicchiando un po' con Monolith, mi sono accorto che effettivamente c'è molta variabilità nei prezzi del gas, nei prezzi di una transazione su Ethereum, sulla blockchain Ethereum, perché Monolith utilizza, così come tutte le piattaforme DeFi, molte interazioni con smart contracts. Le interazioni con smart contracts costano parecchio gas, ok? Sono arrivato a pagare anche 2-3 euro di gas per una transazione. E ad esempio oggi ho ricaricato di nuovo la Monolith per fare un acquisto e ho pagato meno di un euro per la stessa transazione. E la cosa che mi spiace è proprio quella, il fatto che ci sia tutta questa facilità di sovraccaricare la blockchain Ethereum con transazioni. È uno dei limiti di Ethereum che impedisce, secondo me, la scalabilità anche della DeFi, ma che è superabile con i protocolli, diciamo, di layer successivi su Ethereum, che scalano Ethereum in un certo modo, gli state channels, lo sharding, eccetera, e con Ethereum 2.0 che lo implementerà direttamente on-chain. Sarà interessante. Luca, usi le raindrop charts? Quando ce le spieghi, che siamo troppo capre per capirle bene da soli? Guarda, sono una capra anch'io, perché non so di che cosa tu stia parlando. Che è una raindrop chart? Cos'è? Gocce di pioggia? Non lo so, che è? Boh, me la devo cercare. Cosa ne pensi di possibili piattaforme DeFi sulla Binance Chain? Può avere mercato essendo una blockchain centralizzata in concorrenza con Ethereum? Cava, ad esempio? Allora, la blockchain la Binance Chain ovviamente ha dei vantaggi che sono in primis la velocità e la scalabilità, ma anche l'utilizzo, cioè è utilizzata, è un ecosistema che è molto utilizzato, quindi ci sono blockchain sì più veloci e tutto quanto, ma che non si fila nessuno. La Binance Chain c'è sul Binance Dex, ci sono tante applicazioni già concrete, quindi è una blockchain utilizzata. Il discorso della DeFi sulla Binance Chain, l'unica
l'unico difetto che ha è che perde un po' di decentralizzazione, proprio perché abbiamo una blockchain che è centralizzata a tutti gli effetti, ci sono pochi nodi validatori. Avere senso ha senso, ma secondo me meno di una DeFi sulla blockchain Ethereum. In ogni caso ha comunque senso, ti spiego anche il perché, perché comunque la blockchain, la Binance Chain ha dal lato suo l'interoperabilità come scopo principale. Ormai l'interoperabilità è un qualcosa che si sta spargendo veramente tanto. La Binance Chain ce l'ha molto semplificata, perché ci sono alcuni progetti di interoperabilità che la utilizzano, già il Binance Dex è una sorta di pegging degli altri token sulla Binance Chain, e pertanto, come dire, è aperta anche al resto del mondo cripto. Ma questa è una cosa che secondo me presto accadrà, ovvero che non ci sarà più il limite di una singola blockchain e basta, ma si andrà in una direzione appunto di interoperabilità pressoché totale. Adesso è arrivato il progetto REN, è arrivato, ecco, Cosmos, esatto, la Binance Chain si basa sul protocollo Cosmos, infatti, Cosmos che è un progetto di interoperabilità, Polkadot, insomma, ci sono tutte questi nuovi progetti in arrivo che faranno molto parlare di sé, sicuramente diventeranno un po' un trend, alcuni lo sono già stati, Cosmos è stato, si è parlato tantissimo di Cosmos, adesso c'è Polkadot in sviluppo che sicuramente farà molto parlare di sé, e pertanto questo discorso della limitatezza su una blockchain perderà un po' di valore. Ci sarà più che altro da vedere quanto ha senso collateralizzare degli asset piuttosto che degli altri, quindi collateralizzare BNB potrebbe avere molto senso, perché è un asset che ha dietro molto valore, molto cash flow, molto, cioè è un qualcosa di forte e di concreto, ok? Quindi potrebbe avere tranquillamente senso. Se mi venisse detto collateralizzare, che ne so, un token estremamente volatile che non ha niente di che dietro, non è molto utilizzato, allora il discorso cambierebbe. Io mi concentro un po' più su questo che sul discorso proprio della blockchain stessa. Sì, il video sul time management, sì, lo so che vi piace, infatti lo faremo. In molti sostengono che successivamente ad una prima fase di bull run potrebbe essere una scelta sensata andare all in su Bitcoin. Allora, dipende, cioè se intendi della tua allocazione cripto ci può anche stare, però io do un consiglio spassionato proprio. Anche a me gasa molto Bitcoin, le cripto e tutto quanto, ho un profilo di rischio alto in termini di investitore, mi considero un investitore avvezzo al rischio per l'età, per varie situazioni, insomma io sono propenso a rischiare, però non, al di là di tutto questo non mi sognerei mai, ma mai proprio nella vita, di andare all in sulle cripto. Cioè io in maniera ponderata, cioè rischiando abbastanza anche, arrivo a dedicare un terzo, magari qualcosina in più del mio portafoglio investimenti complessivo alle cripto, e lo reputo già una follia, eh? Cioè se qualcuno mi venisse a dire dal nulla io voglio investire un terzo del mio patrimonio in cripto, cacchio, lì per lì gli direi oddio, questo è impazzito, cosa vuol fare? Vuol fare il gambler? Ecco, fare all in è da gambler secondo me. Io credo che uno ci può credere finché vuole, però ci si espone a un rischio che è fuori di testa. Cioè se poi a uno va bene vedere il suo portafoglio complessivi investimenti fluttuare così tanto in una settimana, in un giorno, eccetera eccetera, che dire, ognuno, cioè non è che bisogna giudicare le persone per questo. Uno può dire io vado a bassissimo rischio, io vado all-in, io una via di mezzo, bisogna rispettare le scelte, l'importante è farle con questa, ecco, perché poi se un giorno Bitcoin ti fa il meno 50% come è successo e uno ci ha messo su un capitale insomma di una certa dimensione, ho tutti i suoi risparmi, tutti i suoi investimenti, e lì inizia a dire porco cane, ma cosa mi è venuto in mente? E quindi basta, questo è il discorso. A tal proposito voglio fare un altro sondaggio, visto che ci siamo. Allora facciamo un altro bel sondaggione dove vi chiederò, che in realtà ce l'ho già aperto qua, nuovo sondaggio, che percentuale del vostro portafoglio investimenti è in cripto? Allora 0,25, 25, 50, 50, 75, 75, 100. Sono veramente curioso. Sparate, sparate, sparate. Come al solito il sondaggio è sopra la chat e votate. Io voto, quindi 25-50, che è la mia percentuale attuale. Porco cane, 75-100 tutti, aiuto, ma siete completamente folli.
Aiuto, aiuto, aiuto. Ma non lo so, come mai? Cioè, io vi, davvero, non per critica o per giudizio, okay, ma come mai, davvero, per intavolare una discussione, sono curioso delle motivazioni che vi portano a investire la totalità del capitale in cripto o quasi. Io le mie ve le ho dette, io reputo di essere una persona che crede tantissimo nelle cripto, nel futuro dell'economia, della finanza, che va verso questa direzione, però insomma a me spaventa molto la volatilità, cioè davvero mettere tutti i miei investimenti in un asset così volatile come Bitcoin mi spaventa, non mi mette a mio agio. È una scommessa, però ci credo. A me non piace speculare su altro. È il futuro. E che dire, sì, anche secondo me è il futuro, però stiamo parlando di prezzo. Perché non siamo investitori, più amatori. Ecco, questa è una cosa che può essere un discorso interessante, cioè dipende anche da che capitale uno ha. Ovviamente se uno ha 1.000.000 ragiona in modo diverso che se uno ha 1.000, 5.000, 10.000. Ci sta. A me spaventano di più le banche che Bitcoin. Guarda, anch'io non sono assolutamente un fan delle banche, però è sempre un discorso della volatilità. Se ho un Bitcoin, ho un Bitcoin. Verissimo, però il problema è che in questo mondo non si può ancora ragionare così, purtroppo. Il mondo non è pronto. Dobbiamo fare i conti con la realtà. Anche l'azionario ultimamente è volatile. L'importante è diversificare. Infatti ultimamente l'azionario l'ho ridotto tantissimo. Io sono arrivato a un momento che era proprio il momento in cui l'azionario è in ginocchio, come questi ultimi mesi, che sono arrivato ad avere quasi i massimi storici del mio portafoglio in Bitcoin, che era, non mi ricordo neanche quanto, dovrei recuperare la mia asset allocation storica. L'avevo condivisa però. E proprio perché lo stock è un'altra comunque allocazione, un'altra fetta di portafoglio che reputo abbastanza volatile, avevo poco in stocks, avevo di più magari appunto in cash che poi utilizzavo in DeFi, CeFi, CeFi e piattaforme di rendita varie, e quindi ho detto aumento un po' l'asticella del rischio sulle cripto proprio perché ho meno stocks. Esatto, se il tuo portafoglio è piccolo punti ad aumentarlo rischiando, è vero anche quello, però non è, cioè è il rischio può voler dire che lo aumenti ma anche che perdi parecchio. Cioè io ragiono spesso, cioè quasi sempre, come priorità assoluta di perdere il meno possibile sui miei investimenti, proprio perché li vedo come investimenti. Un po' la parte speculativa c'è sempre, il trading è speculazione per definizione, e infatti io una fettina del mio holding in Bitcoin li uso per speculare. Tuttavia io punto a minimizzare le perdite proprio perché un investimento viene massacrato dalle perdite. Cioè le perdite, si fanno spesso discorsi abbastanza da bar, no? Del tipo che se perdi il 25% poi devi riguadagnare il 30%, se perdi il 50% devi fare per 2%, eccetera eccetera. Però è davvero, cioè è la verità. Cioè se andiamo incontro a una perdita importante rischiamo di metterci anni a recuperarla su un portafoglio di investimenti, e quindi andare a buttarsi su asset volatili rischia di innescare un circolo vizioso di perdite che in un niente magari ci va bene per un po', ma domani mettete che Bitcoin rompe a ribasso il range, ti pianta un altro meno 50%, uno è pronto a vedere una cosa così sul suo portafoglio intero? Non lo so, ecco, è tutto un discorso di quel tipo lì. Dipende da dove arriva il capitale investito. Io ho accumulato un botto e fatto bene soprattutto nei periodi di cacca, non so se si può, sì, di merda si può dire, e oggi mi ritrovo con un 80% in cripto. Potrei uscire con gran parte dei fondi guadagnati, ma ho in mente delle cifre precise, così non cambio vita. Domani vado a lavorare come sempre. Guarda, l'importante, mi sembra che tu abbia le idee chiare, e l'importante è quello. È sbagliato, secondo me, dire io metto tutto in cripto perché in futuro Bitcoin potrà valere 1.000.000 o cose di quel tipo lì, senza sapere bene di che cosa si sta parlando, ok? Cioè, se si parla davvero di investire il proprio capitale che si sta costruendo, bisogna fare i conti col rischio, masticare un po' il rischio a cui si sta andando incontro, ecco. 70 cripto e 30 sull'azionario, beh, insomma, portafoglio ad alto rischio anche il tuo, però ci può anche stare. Io ho un qualcosina in Pax Gold, qualcosina su stablecoin, ma il resto 50 BTC e 30 alt, e anche il tuo direi, tra l'altro 30 alt, porco cane. Allora, vince, termina il sondaggio e vince 7500, pazzesco.
Me lo aspettavo un po', perché cioè, i bitcoiner, cioè coloro che credono nelle cripto, hanno questa abitudine spesso di andare all-in. Non so se è un bene o un male, che dire, io non sono nessuno per giudicare e non ho assolutamente intenzione di farlo, perché, ripeto, l'importante è che uno abbia le idee chiare di quello che sta facendo. Poi può essere più furbo lui che va all-in, più furbo io, più furbo un altro che va al 70%, più furbo un altro che fa 50-50, quello nessuno lo può sapere, perché non si può, il futuro ce lo dirà, ok? Qualcuno magari va con la nato dalla visione, dalla speranza, dall'idea, dai valori che gli trasmette Bitcoin, qualcun altro dal mero, come dire, dall'asset allocation, guardando i parametri, guardando la volatilità, lo storico, eccetera, eccetera, il rischio, che dire. La vera versione è per la speculazione sulle materie prime, e anche le materie prime sono speculative. Penso a lungo termine, questi soldi ora non mi servono. Ecco, questo è un ragionamento importante e fondamentale, perché i soldi investiti in cripto non ci devono servire. Ovviamente c'è una regola che dovrebbe essere ovvia, ma purtroppo spesso non lo è, che se uno non ha i soldi in banca, la liquidità per campare magari un po' di mesi, 6-12 mesi secondo me dovrebbe essere, se domani perdessi il lavoro non ha senso andare a investire il resto. Poi anche lì dipende, perché qualcuno dice un po' meno, un po' di più, a seconda delle situazioni che ha, perché se sono due persone che lavorano entrambe, hanno una certa sicurezza, hanno pochi debiti, si possono permettere di marginare un po' di più, quindi di investire un po' di più rispetto alla liquidità che hanno. Sono tutti discorsi personali, ma l'importante è non investire, in particolare in asset volatili, dei soldi di cui si può aver bisogno dall'oggi al domani. Cioè, se io domani perdo il lavoro e non ho più niente perché ho investito tutto in Bitcoin, sì, li posso vendere tutto quanto, ma rischio di doverli vendere in pasto alla volatilità in un momento sbagliato e rovinare l'investimento, piuttosto, oppure cioè rischio di perdere soldi di cui potrei aver bisogno proprio perché li ho tenuti investiti in Bitcoin durante un periodo volatile a ribasso. Ci sono tutti questi rischi. Bene, ritorno un po' indietro con le domande, poi partiamo con l'analisi del grafico, perché mi sono fatto prendere anche oggi. Hai mai pensato di fare una live con altri youtuber streamer cripto, Mauro Caimi, Tiziano Tridico, Filippo Angeloni, AC Criptovalute? Sì, ma abbiamo fatto delle collaborazioni spesso con Tiziano e Filippo, abbiamo fatto il podcast insieme su Coinsquare, con Mauro abbiamo fatto anche con lui il podcast insieme sempre su Coinsquare, quindi a me piace molto anche fare le cose insieme, anche perché poi c'è un bel rapporto tra di noi, ci scambiamo opinioni, scambiamo idee, ognuno ha le sue visioni, è bello anche confrontarsi. Ciao, non riesco su TradingView a fare scattare gli allarmi dello screener solo sulla mia watchlist. Dunque, lo screener credo che sia quel tabellone che all'inizio ti screma un po'. Strano, stranissimo. Guarda, ti direi di chiedere una mano su Discord, magari con un paio di screenshot che ci aiutano di più a inquadrare il problema. Per chi ha dei fondi su crypto.com, visto che è il periodo che sta passando, secondo te è meglio lasciarli lì e aspettare che le acque si calmino per fare qualche movimento o di spostarli da qualche altra parte? Guarda, il mio personale, la mia personale idea è che crypto.com è abbastanza tranquillo, non corre nessun rischio. Eviterei magari di tenere molti soldi sulla carta, cioè quelli che c'è da spendere immediatamente, altrimenti io eviterei appunto di tenerli sulla carta, visto che tra l'altro è ancora di Wirecard che è un po', come dire, in difficoltà. Riusciresti a dedicarci una strategia su come usare correttamente i futures in copertura? Volentieri, potremmo fare un video apposito sulle coperture, direi, ma sì, dai, ci può stare, la faremo. Opzioni e futures. Ciao Luca, farai mai un raduno con i tuoi fans? Sì, mi piacerebbe veramente tanto organizzarlo io. Per adesso, visto che ho ancora un lavoro a tempo pieno e insomma quando mi sposterò, come dire, full crypto, che è uno dei miei progetti a cui tengo di più e per il quale non vorrei far passare troppo tempo, per adesso guardate, se volete vederci e oltretutto assistere ad un evento che secondo me
come dire, è il top a livello italiano, ma non solo, ma non per fare shilling, cioè se siete stati a quello dell'anno scorso lo saprete anche voi e non c'è bisogno neanche che ve lo shilli. Se non l'avete fatto, quest'anno c'è ancora la Crypto Conference, che è un appuntamento annuale che prevede un po' degli speech, un raduno di tutti i massimi esponenti del mondo cripto, non solo italiano, anche internazionale, ci sono dei personaggi di rilevanza internazionale, e sarà un evento trasversale che tratta il mondo cripto, lato finanziario, lato economico, lato speculativo, lato aziende che stanno nascendo, lato fiscale, legale, insomma veramente si torna a casa con un bel bagaglio di informazioni in più, e a me veramente è stata una giornata che mi ha gasato a dire poco, perché sono andato lì non sapendo bene cosa aspettarmi, e poi ascoltando le persone che parlavano, ci sono veramente persone che hanno esperienze pazzesche di livello aziendale, non solo, e anche magari di istruzione, quant'altro, bancario, legale, cioè arrivano da mondi un po' diversi, dicono la loro sulle cripto, su quello che stanno facendo, su come sta andando il mondo in questa direzione qua delle cripto, e cioè torni a casa che dici porco cane, ma è un mondo fantastico, cioè è veramente in evoluzione, c'è gente che ci lavora duramente, c'è gente che ci investe la vita, la passione, ed è, cioè ti coinvolge, ti viene voglia di fare lo stesso, ti senti parte veramente di una community che è fantastica. Adesso non vi sto a dire altro, vi dico soltanto la cosa che vi volevo shillare, eccola, è il mio codice promozionale, perché io sarò ambassador di questo evento, quindi tutti noi youtuber del mondo cripto e persone che si espongono sul web, diciamo, io come tutti i miei colleghi che sicuramente seguirete, siamo ambassador di questo evento, proprio perché lo facciamo anche un po' nostro, no? Un modo per ritrovarci tutti, è un appuntamento annuale che ci piace molto, e di conseguenza in quanto ambassador abbiamo diritto di condividere un nostro coupon che dà uno sconto del 15% sul prezzo del biglietto. Ecco, il mio codice promozionale, che lo dovete inserire, vedete qua sotto, se fate l'acquisto in euro oppure se fate acquisto in bitcoin vi porta un'altra pagina e vi chiede sempre il coupon. Il mio coupon è il mio cognome in maiuscolo, quindi Boiardi in maiuscolo. Se lo applicate vi dovrebbe dire, eccolo, è disponibile uno sconto del 15%, e ve lo applica direttamente, così poi fate il checkout e siete sul pezzo. Che dire, io spero che ci vedremo lì, tra l'altro è in novembre, adesso non ricordo il giorno, ma fine novembre, ve lo dico anche subito il giorno in cui è, a Bologna, al Fico di Bologna, che ha un posto molto più grande di quello dell'anno scorso, quindi sarà ancora più, cioè punta ancora più in alto, 25-26 novembre, e nel caso in cui appunto per problemi vari legati a nuove ondate di Covid o simili ci dovessero essere posticipi, non c'è rischio comunque di perdere i biglietti, perché verrà posticipato l'evento a periodi più tranquilli, quindi rischi zero. Che dire, io non posso che consigliare, se siete appassionati del mondo cripto, di esserci, perché vi gasa davvero, il termine più giusto è gasa, a me aveva gasato veramente veramente tanto. Adesso ci sono gli early bird che hanno un costo irrisorio, con lo sconto con 40 euro ci si porta a casa tutto l'evento, cioè niente da dire, basta, fine, chiudo la parentesi. Qui perché c'ho Celsius Network? Ah sì, per il discorso del che vi ho già detto, che c'è il bonus di $20 adesso sul primo deposito, non ve lo scillo più. Adesso però vorrei parlare un po' di grafici. Andiamo a dare un'occhiatina ai grafici, andiamo a vedere come si muove il mercato, anche se non c'è veramente tanto da dire. Per quello ultimamente lo sto relegando un po' alla fine. Vi faccio giusto un aggiornamento delle mie posizioni e della mia visione sulle cripto principali. Quindi partiamo da Bitcoin. Bitcoin, allora, guardiamo anche il grafico settimanale, che è abbastanza eloquente in quanto a non direzionalità. Guardate, allora siamo all'interno del range, del nostro famigerato range 8650 come range low e zone limitrofe, 10.000 come range high e zone limitrofe, perché vedete che tutte queste shadows sono sintomi di liquidità, cioè c'è tanta liquidità qua sopra, c'è liquidità qua sotto, poi non ci abbiamo ancora più pescato, dal range low chissà che non lo andiamo a fare proprio adesso. In ogni caso, né il range low né il range high hanno ceduto, siamo lì che boing 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 continuiamo a rimbalzare, a palleggiare su e giù, piedi testa, piedi testa. Quindi
Lo scenario è esattamente quello, lateralità con i due estremi, range low e range high. Il primo che verrà bucato sarà quello che determinerà l'andamento nel prossimo futuro. In particolare, visto che comunque abbiamo di fronte uno scenario abbastanza importante dal punto di vista macro, in quanto qua sopra guardate che resistenza importante abbiamo, cioè a livello anche storico. Abbiamo un livello che, se violato al rialzo, immaginatevi soltanto per un attimo una cosa così, che poi mi dite per colpa tua che siamo 100% in cripto, però immaginatevi questa cosa qua, significa che andiamo a fare un massimo che ci riporta indietro di un anno intero, ok? Andiamo a superare i massimi di oltre un anno, vedete abbiamo un high qua, un altro high qua, l'high che abbiamo come dire costruito localmente al momento, e queste settimanine di lateralità nonché cluster intermedio che si è generato durante la correzione del 2019, ok? Non vado più indietro perché perderebbe di senso, riferiamoci soltanto all'ultimo movimento. In ogni caso andremmo veramente a creare dei nuovi massimi rispetto a tutta questa struttura, quindi tutta la struttura che vedete evidenziata adesso diventerebbe per l'appunto un bottom, una struttura violata, in quanto questo livello qui, che appunto al momento è il ceiling, il tetto, diventerebbe il nuovo floor, fin tanto che ovviamente non lo perdiamo e si invalida la struttura. Però è un bel salto, ok? È uno step verso una nuova fase, un nuovo ciclo a tutti gli effetti, perché creare un higher high di questa portata termina definitivamente il ciclo ribassista in essere, perché per ora abbiamo high, lower high, questa cosa qua che non si capisce bene che cos'è, e comunque low, lower low, e quindi qua ci conferma la tendenza ribassista. Qua non ci dice granché, perché finora appunto questi due sono più o meno equal, questi due sono ancora equal, e quindi vogliamo vedere. Ci sono due esiti di questa macro struttura, puliamolo un attimino che è un po' meglio. Due esiti di questa appunto macro struttura, vi stavo dicendo. Il primo è immediatamente appunto quello che sogniamo tutti, un break e un higher high, quindi abbiamo il lower high che si traduce subito in un higher high, altrimenti c'è la possibilità di mantenere un bias bullish nonostante qua non andiamo a fare un higher high. Qual è? La possibilità è che adesso storniamo e qua andiamo a fare però un higher low. Attenzione, questo deve essere il low più basso di tutti. Qualcuno lo chiamerebbe un test e spalle rovesciato gigante, tac tac e tac. Possibile, ci sta. Qualcuno direbbe che è un altro pattern, ok, va bene. L'importante è che questo low rimanga il lowest low, e soprattutto che nel caso in cui andiamo a flettere, il successivo movimento non sia un lower high, ma poi che vada davvero a mangiarsi tutto il costrutto, perché altrimenti si rischia di far perdere di forza la domanda, di far perdere anche, di prosciugare di nuovi volumi e di svuotare un po' di nuovo il mercato. Quindi il bullish si conserva se andiamo a rompere con un higher high, se andiamo a flettere poi compare domanda e facciamo un higher low, e quindi poi ci ridirigiamo verso il ceiling attuale, quindi questa zona, e dopodiché lo andiamo a rompere, ok? Questi sono tutti costrutti positivi. Ovviamente anche se qua non lo rompessimo ma andassimo di nuovo a flettere con un altro higher low, sarebbe tutto una prospettiva rialzista per il futuro. Chiaro? Quindi questa è la situazione. Il primo segno che mi farebbe perdere un po' di fiducia nel costrutto rialzista sarebbe la perdita di questa zona, ok? Qua andrei a perdere il mio bias bullish, quindi andare a violare a ribasso questa situazione qui ci porterebbe in zona di, non dico equal low, ma quasi, e quindi c'è un grosso rischio poi di andare a rimbalzare verso l'alto e fare un altro lower high e poi andare di nuovo, cioè continuare il ciclo ribassista. Fondamentalmente è difficile fare un lower low già rispetto a questo subito, sarebbe un segnale apocalittico se dovesse accadere, si salvi chi può. Tuttavia non è difficile, secondo me, l'idea di flessione, di uscita dal range a ribasso, di ricerca di nuovi supporti laddove la domanda si deve far sentire e iniziare a spingere un po' a rialzo. Rimanendo ancorati sul presente, che non ha senso andare a fare tutte queste fantasie, andiamo a vedere anche il time frame giornaliero, che cosa caspita ci dice. Ci dice che, di nuovo, siamo all'interno del range, che siamo in una fase interna al range nella quale l'offerta si fa sentire un po' di più. Cancello questa uptrend
Trendline, che ormai ha perso qualsivoglia significato, e andiamo a vedere un po' che accade. Accade che abbiamo questi attacchi a range low, per ora questi tre più l'inizio. Attacchi a range high ne abbiamo 1, 2, 3, 4, ok? Ne abbiamo tanti, tra l'altro questo distribuito, questo un falso break addirittura, qui abbiamo di nuovo un po' di pesca di liquidità. E comunque purtroppo non sono ancora bastati, ok? Non basta, non c'è abbastanza volume per andare a mangiare tutta la liquidità in offerta. C'è una compressione veramente alta, cioè siamo davvero in difficoltà a prendere una decisione. Adesso avevamo costruito questo mini range interno dal quale abbiamo fatto di nuovo un falso break. Cioè è veramente un falso break su falso break su falso break. È un'escalation di offerta per ora, non benissimo la situazione. Abbiamo perso il pool di domanda, abbiamo retestato dal basso il pool di domanda, adesso c'è stata stamattina una respinta verso il basso, ma adesso c'è ancora domanda. Guardate la candela di oggi, è abbastanza domandosa, passatemi il termine, ma è tutta una lower shadow, come dire, c'è domanda, c'è veramente domanda. È difficile andare a guardare all'interno del range e prendere decisioni. Sicuramente ci sono possibilità di un setup short per chi opera sull'intraday, ci sono già state, qua ad esempio aveva già ritestato e poi ha dumpato di nuovo, quindi come dire, per chi opera sull'intraday anche i range, i costrutti interni a quello macro che si vengono a formare, sono tutte possibili fonti di ispirazione, ma io molto 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 banalmente e blandamente attendo il risolversi della situazione principale. Qualora dovessimo vedere un altro costrutto del tipo questo, del tipo questo, del tipo questo qua sotto, ok, un'altra punta, questo potrebbe essere un setup long speculativo anche per chi opera sul macro, perché è un'operatività da range, ok? Allo stesso modo, ovviamente, il breakdown confermato, quindi con permanenza un po' sotto il range, mi indurrebbe ad aprire un altro edge short, quindi a incrementare il mio edge short. Che altro? Di altri scenari non me ne vengono in mente, perché i più interessanti sul macro sono proprio quelli. Un approccio violento di pesca di liquidità fuori dal range, di recupero del range, quindi anche se dovessimo fare un attacco, ok, così, poi andrei immediatamente a zoomare in questo caso sull'intraday, perché se ritorniamo dentro, long, setup long con stop loss qua sotto, sono belli questi setup perché sono belli precisi, soprattutto se si forma una formazione puntiforme, sono quei setup che mi tendono a piacere veramente veramente parecchio. Di altro basta, perché range low e range high sono i due riferimenti, il range high adesso sembra un po' più distante, quindi il range low è il target più vicino e più probabile in cui agirei in questa maniera, altrimenti attendere, è frustrante ma attendere. Io su Bitcoin, ve l'ho detto, è più di un mese che non apro posizioni, proprio perché ho aperto il mio hedge short un mese fa all'incirca, devo stare attento appunto alla scadenza del future nel caso rollarlo al future successivo, e basta, cioè altrimenti non ha senso aver fretta di tradare a tutti i costi, di operare a tutti i costi. Andando invece alle altcoins, partiamo da Ethereum. Ethereum, Ether Bitcoin, come vedete è in ranging anche lui. Stamattina ho analizzato Ether dollaro perché ha un setup un po' più, come dire, eloquente, ecco, chiamiamolo così. Il prezzo chiave 229, che è questo evidenziato in verde qua, questo, è stato violato a ribasso e retestato dal basso, sempre con poco vigore, con scarso vigore, un po' deboluccio. E quindi questo potenzialmente, qualcuno mi aveva detto, è un setup short, infatti l'ho citato nel post che ho fatto su Telegram oggi. Tuttavia io non lo vedo ancora come setup short, perché innanzitutto, vabbè, potrebbe essere una flessione durante un uptrend, cioè arriviamo da un movimento bello, bello strong, è vero che comunque questo sarebbe un lower high nel caso, però io tendo sempre a dare più peso alle coppie alt BTC,
Alt BTC, che in questo caso è laterale, quindi fin tanto che rimane laterale io non ho intenzione di andare a shortare Ethereum dollaro per coprire il mio holding in Ethereum, che vi ricordo è superiore al 10% del mio wallet di cripto. Al contrario, se dovessimo andare a rompere a ribasso questo range, innanzitutto chiuderei il mio long, perché ho lo stop loss esattamente qua sotto, quindi mi si chiuderebbe il long fortunatamente in profitto. Ho avuto un discreto timing questa volta e un po' di fortuna, perché ci sono state queste Wix che a me piacciono tanto, che molti dei miei setup si basano proprio su di esse. E che dire, quindi chiuderei il mio long e inoltre andrei ad attuare con buona probabilità una copertura short sugli holding in Ether, ok, con magari stop loss da queste parti, che ricopro la posizione short in caso appunto di superamento di quei livelli lì. Ecco, questo è un po' il discorso, oppure di comparsa di un setup long sul medesimo time frame, sono sempre quelli i discorsi. E a proposito di setup, adesso ultimamente io ho preso un po' a smanettare col Forex, non so se avete notato, perché visto che appunto il lockdown ha dato alla testa anche a me, e non il gambler che in me ha detto, ma sa, proviamo anche sto Forex che tutti me lo oscillano, io non ho mai fatto Forex in vita mia, e ho deciso di usare un po' di play money da Bitcoin, una fettina minuscola dei miei holding in Bitcoin su Prime XBT per verificare se i miei setup che uso sulle cripto funzionano anche nel Forex. Quasi quasi vi tengo aggiornati su questi miei piccoli test. Ovviamente uso un capitale a rischio ridicolo, perché sto iniziando a popolare il mio trading journal, e potrei condividere con voi questa piccola avventura, quindi vedere come vanno i setup, scrivere un trading journal con voi, andarvi a condividere i miei trade giorno dopo giorno, non lo so, penso che vi potrebbe interessare, spero di non andare troppo off topic, di non annoiare troppo, ma secondo me potrebbe essere uno spunto interessante, quindi magari ve lo condivido. E poi appunto utilizzo Bitcoin come collaterale su Prime XBT, quindi potrebbe essere interessante anche per quello, una minima fetta. Comunque domani no, giovedì volevo fare un video dove appunto spiego un po' il mio approccio che sarà col Forex, quello che ho in mente, per soprattutto i setup che ho in mente di utilizzare, e come gestirò il mio risk management e la mia strategia sul Forex, ecco, una bozza, perché proprio voglio condividere con voi questa piccola avventura, diciamo. Ritornando alle nostre cripto invece, alle mie posizioni, allora Ethereum ve l'ho detta, di altre posizioni aperte da poco c'è Cava, ok, di cui parlavamo poco fa. Io ero entrato in Cava con un prezzo medio all'incirca di 11.900 satoshi, quindi più o meno da queste parti, e poi perché fondamentalmente aveva un po' di tempo fa, vi avevo condiviso su Telegram che questo era il livello che osservavo, quindi in caso di breaker e test sarei entrato. Così è stato rotto, e vedete che ha creato un bel costruttone di bottom, ok? L'unica cosa è che l'1 luglio, cioè domani, dovrebbe iniziare, cioè il suo primo prodotto, ovvero il prodotto che permette il mining utilizzando BNB della sua USDX, ok? Quindi rendita passiva su BNB, staking di BNB, che potrei iniziare a fare. Adesso vediamo se poi potrò avere lo stesso i benefici sull'exchange, visto che io holdo abbastanza BNB, li holdo ancora, nonostante l'andamento che ha avuto, magari un giorno ne parleremo. Per i benefici che danno sull'exchange, quindi potrei metterli in staking, chi lo sa, su Cava potrebbe essere interessante, almeno in parte, magari non tutti, vediamo se varranno lo stesso. Il discorso è che magari domani potrebbe esserci un sell the news event, come si suol dire, quindi una svendita dovuta al fatto che domani c'è la notizia che tutti aspettavano, quindi magari spesso c'è questa dinamica. E quindi credo che una piccola parte la chiuderò, giusto per fare un po' di take profit, ok? Per sfruttare questo pump che c'è stato, che è notevole, e poi il resto lo volevo tenere trend follower, proprio perché si è appena formato un grosso costrutto di bottom che mi spiace lasciare sprecato. Poi, in realtà questo è quanto oserei dire. Adesso passerei la parola a voi. Allora, qualcuno mi ha chiesto Synthetix, mi ricordo, e quindi guardiamolo subito. Allora, Synthetix Bitcoin sta andando abbastanza bene, oserei dire, perché è alle prese con i suoi massimi. Guardate che bestialità. Allora, il suo andamento è stato abbastanza da manuale, cioè è arrivato a posarsi su questo cluster intermedio,
vedete, come supporto, e poi è ripartito alla grande con una leg up data dalla DeFi FOMO che c'è stata, e al momento, vedete, sta sfidando i massimi. Quindi adesso che è sotto i massimi non è un buon momento per fare un entry, perché si tratterebbe di un entry sotto una resistenza decisamente forte, tuttavia di cui tra l'altro abbiamo già pescato liquidità sopra ai massimi della stessa nella candela con i volumi più alti, quindi attenzione. Tuttavia, vi dicevo, qualora dovessimo andare a continuare un po' a rialzo, oppure andare a flettere ad esempio fino a questo livello qua, lo so che è una flessione molto marcata, oddio, in teoria anche fin qua potrebbe essere, quindi ci potrebbe essere questa area come area di entry accumulativo, perché qua abbiamo il top della shadow, ok, vedete, e qua abbiamo un supporto settimanale che origina da qui, quindi questa potrebbe diventare un entry area in caso di flessione. Synthetix è, non dico il non plus ultra della DeFi, ma quasi, rimane uno dei miei progetti preferiti in quell'ambito, di conseguenza un'accumulazione ci può stare, anche perché vedete l'uptrend sussiste dal punto di vista settimanale, e quindi sì, direi proprio che è un setup da tenere d'occhio, con stop loss eventualmente addirittura qua sotto, per chi vuole proprio respirare alla grande col trade, sotto ai minimi locali. Comunque il rischio rendimento sì, è una via di mezzo, cioè è un trade che si basa sull'idea di andare a fare nuovi massimi, questo è poco ma sicuro. Se uno vuole un setup più speculativo, cioè l'entry area rimane sempre questa, ma magari ci si sposta su un time frame giornaliero e si imposta il trade su di esso. Quindi questo per rispondere alla domanda che qualcuno aveva fatto su Synthetix, mi ricordo all'inizio. Adesso altre altcoins, allora ricominciate pure con le domande. Puoi guardare la chart di Ankr? Assolutamente sì. Ankr Bitcoin, bella. Dunque, non conosco il progetto, dico la verità, non conosco la piattaforma stessa, però il grafico è bello, perché è stata rotta questa resistenza, questa zona qua, e adesso siamo in un mega pool di liquidità che sarebbe bello vederlo superato, in particolare qui 43 sat, e sì, ci sarebbe addirittura già un potenziale setup long tra sui 30, 29, 30. In realtà ci sono queste shadows, queste upper shadows che sono un po' antipatiche, cioè è tipico delle coin low sat che fanno questi movimenti qui, tuttavia niente male come grafico. Non conosco il progetto, quindi non mi so esprimere riguardo alla sua qualità, però su una flessione eventualmente in questa zona ci potrebbe stare un setup long. Cosa ne pensi di TRX? Guarda, TRX non mi è mai piaciuto più di tanto, non sono un grande fan e quindi credo che non lo toccherei. Il grafico è abbastanza pessimo e quindi ancora di più. Dunque, forse me lo sono perso perché è collegato tardi, ma dei video di YouTube si sa nulla. Guarda, mi hanno detto che appunto gli algoritmi me li hanno segnalati e loro li stanno revisionando manualmente, quindi mi faranno sapere. Mi faranno sapere, ci stanno guardando, non hanno una tempistica precisa, però conto che me li ripristineranno, spero il prima possibile. Ahimè, che storia anche questa qui. Quando danno i dividendi Nexo più Nexo Bitcoin? Allora, Nexo Bitcoin è un grafico da volare via, perché c'è un bel po' di FOMO anche lì. I dividendi, non c'è purtroppo una schedule, non c'è una tempistica ben definita, quindi li dovrebbero dare in questo periodo. In ogni caso il grafico è alle prese, vedete, con questo livello qua, adesso lo sto guardando da Huobi, che se superato potrebbe essere un intrigante entry, soprattutto in quest'area qua, dal punto di vista speculativo. Dal punto di vista di investimento, anche per il discorso dividendi, secondo me potrebbe diventare interessante, in particolare se adesso Nexo, che si struttura un po' di più, inizia a dire appunto a calendarizzare i dividendi, inizia a pubblicare dei report sull'utile, dei bilanci, insomma
a comportarsi un po' come azienda, che come un SPA, come se fosse appunto una corporation quotata in borsa. Quello di sicuro le farebbe acquisire valore. Per quanto riguarda il grafico, le prese con un top, quindi c'è da vedere come lo approccia banalmente. Cosa ne pensi di Reserve Rights? Sempre gasatissimo. Allora, Reserve Rights, come sapete, è un progetto che mi piace veramente tanto, cioè Reserve più che Reserve Rights. Non sto seguendo, a dir la verità, il grafico del prezzo stesso, ma non mi stupisce che stia andando molto bene, proprio perché io ve ne ho parlato di Reserve in uno dei miei ultimi video, che vi consiglio anche di darci un'occhiata. È una stable coin che punta ad essere una riserva di valore indipendente dal dollaro in futuro, un progetto veramente ambizioso ma di cui c'è veramente bisogno. Ha dietro degli investitori importanti come Coinbase tra i vari, vedete qua, potete vederli tutti, e è molto istituzionale. Per questo motivo ci credo molto in questo progetto, quindi consiglio a tutti coloro che non l'hanno ancora visionato nel mio video sui progetti di DeFi che mi piacciono di più di buttarci un occhio, perché veramente veramente merita. Il grafico, che dire, è un po' acerbo ancora, un po' immaturo, sta pompando, non è ancora sugli exchange principali, mi pare è su Huobi, che non sono un grande fan di Huobi, però cioè, parla da solo, nuovi massimi ogni volta. Se qualcuno ha voglia a sbattere, guardate qua, già ritestato anche il precedente high, se qualcuno ha voglia di andare su Huobi per accumularla, secondo me un'accumulazione, un buy the dip è sempre una buona cosa su un progetto di questo tipo. E adesso vedete anche delle volatilità non da ridere. Questo era il primo livello in cui entrare, purtroppo è già rimbalzato, però secondo me è capace di fare un'altra leg down, perché ha visto questo impulsone ribassista che c'è stato, è capace di fare un'altra leg down, e un altro entry bello succoso potrebbe essere la zona 5000 sat. Vedete, in particolare, se noi andiamo a prendere anche le shadows, che su Huobi non so che valore possano avere, però non lo so, potrebbe sempre essere 5.300, 5.000 e 4.700 potrebbe essere il terzo entry. Questa potrebbe essere una zona d'ingresso su storno, con stop loss qua sotto a questa piccola flessione. Ecco, questo è un buon potenziale entry speculativo. Non lo volevo rimani. Eccolo, bene, salvo il grafico perché me lo tengo anch'io, e vi dirò di più, me lo salvo anche nella watch list perché è un progetto che seguo con molto piacere. E poi voi mi direte, sì, quando verrà listato sugli altri exchange, su Binance eccetera, sarà tardi perché sarà già partito, e non avete neanche tutti i torti, secondo me. Insomma, se qualcuno ha voglia di registrarsi su Huobi, potrebbe essere un'idea. Si può acquistare anche su Uniswap, hai ragione, sui DEX, non so se il prezzo è lo stesso, probabilmente sì, però è vero, allora consigliabilissimo farlo su Uniswap in maniera decentralizzata. Allora, 1 ora e 25, vediamo le ultime domande che ci sono, andiamo in fondo. Allora, la cripto nemmeno io lo conosco, ho letto oggi che hanno attivato un tool per lo sfruttamento della Binance Chain, quello che guardavamo prima, Anchor, è interessante, lo approfondirò, che magari se ne vale la pena potremmo dedicarci un video a parte, ecco. Poi dai un'occhiata a ZRX, ma molto volentieri, andiamo a dare un'occhiata a ZRX. ZRX, guarda, sono sincero, non mi entusiasma, perché questo è il grafico giornaliero, sì, e si sta muovendo in maniera un po' anonima, con tanti spike, pochi volumi. Secondo me c'è stato un po' di FOMO dovuto al fatto che, se non erro, su Compound avevo un bel tasso di interesse, poi c'era il pump and dump di quello là, come si chiama, quello di Palm Beach Confidential, e non mi piace. Queste formazioni qui non mi piacciono, sapete cosa mi ricordano un po'? Un po' Dash, che ha avuto, vedete, questo stesso simile andamento, e anche Neo, che ha avuto questo spike che poi non è riuscito a tenere. Cioè, sono quegli movimenti che sono troppo impulsivi per essere facili da seguire, per avere un profilo rischio rendimento sul trade decente. Ecco, puoi dare uno sguardo a Molecular Future,
Che l'è Molecular Future? Oh mio Dio. Ma dove ve le studiate di notte queste coin? Molecular Future? Che cos'è? Andiamo a vedere. MOF. Che cos'è? Oh, mamma mia! Che cos'è? Cioè, è arrivata a $1.70, poi è crollata a 6 centesimi. Che cosa sarebbe? Ma non lo so, non mi ispira a dire la verità, visto l'andamento. OKX, Bittrex, boh. Guarda, se devo essere del tutto sincero, io una coin così non credo che la toccherei, che è arrivata a pompare, poi a dampare, assorbendo tutto un movimento di questo tipo, adesso sta pompando ancora, poi damperà. No, per me no. Non mi ispira nemmeno un po', ecco, se devo essere proprio sincero. Daresti un'occhiata a PNT, sì, che è lo swap di Eidu, giusto, che ha fatto PNT. Ecco, qua c'è un solo difetto, che il grafico è giovane, è troppo giovane. Quindi c'è da vedere un po' che formi dei livelli di prezzo importanti, magari sull'intraday qualcosina c'è già, però beh, anche lì insomma vedo che non trova supporto, ha rotto questo low con un lower low, adesso ne sta cercando un altro, non lo so, aspetterei, lo farei maturare un po' come grafico. Dunque... Molecular Future mi sa tanto di shitcoin, sì, in effetti. La cripto di Reserve è uscita uno sguardo. Sì, ce l'abbiamo dato uno sguardo. Che ne pensi di Stellar? Appena rimbalzato su un supporto nel suo macro range. Stellar, dunque, vediamo. Stellar, è vero, sì che c'è questo famigerato range, però non mi pare che... Andiamo a vedere un po' più... Non mi pare che sia proprio il suo supporto, è il suo range low. Andiamo a zoomare un pelino. Allora, siamo ancora un po' a metà. Non lo so, io lo aspetterei qua, Stellar. Non mi starei a impazzire all'interno del range, se devo essere proprio sincero. Perché, non lo so, su una coin che è stata così prosciugata, che ha subito così tanto un downtrend del genere, ma... Ci vuole un segnale bello forte, ecco, per entrare. Dunque, DMG ha come sponsor Huobi, Coinbase e Draper. No, adesso me lo vado a vedere questo DMG, andiamolo a vedere. DMG, governance, DMM. Oddio, non esiste nulla. È questo, vero? DeFi Money Market, me lo studierò. Partner, interessanti. Guarda, me lo studio, mi hai stuzzicato con questa cosa qua, me lo studio assolutamente. Allora, grafico su MXC, c'è il grafico allora sul suo exchange, ok? Però ecco, se è una cosa così locale, così piccola, secondo me non ha molto senso andare a vedere proprio il suo grafico. Stavo leggendo l'ultima cosa che mi avete scritto, vedevo un video oggi in cui affermava che Coinbase lista le sue coin investment, quindi da riflettere su Reserve. Guarda, Reserve, sì, perché è possibile. In ogni caso, al di là di tutto, cioè solo, scusate, anche senza basarsi solo sul fatto che c'è Coinbase, è un progetto che vale la pena conoscere e seguire, al di là di tutto. Devono ancora partire i grandi listing. Sì, Coinbase sappiamo che è istituzionalizzata come piattaforma e quindi si muove un po' coi piedi di piombo listando le coin a cui sta più dietro, che segue un po' di più in prima persona, che hanno uno storico più o compliante con la SEC o comunque più concreto. Devono ancora partire i grandi listing su DMG. Sell è stata vista? No, non è stata vista. A tal proposito l'avevo anche aggiunta qua alla watchlist, proprio perché sta avendo dei rendimenti pazzeschi Sell, che è la coin di Celsius Network. Forse anche perché comunque Celsius Network ha lanciato un round di raccolta di liquidità su Bank to the Future, che è una piattaforma di crowdfunding, e si può a tal proposito investire, anche diventare proprio un equity investor di Celsius Network, quindi stanno raccogliendo un po' di fondi da lì, nuova liquidità, la piattaforma va alla grande, però
La coin purtroppo è relegata a HitBTC, a questi exchange un po' secondari, altrimenti ci sono gli swap anche lì, non mi ricordo dove, non mi pare su quelli di Ethereum, o forse sì, non lo so, però è relegata come exchange, diciamo, principale a HitBTC, che diciamo che io non è che è proprio il primo posto dove farei un account, ecco. Allora ragazzi, che dire, io vi saluterei, ci siamo detti un po' tutto quello che c'era da dirsi. Vi saluterei e vi darei appuntamento come al solito a venerdì, sperando che nel frattempo succeda qualcosa, che arrivi un po' di volatilità, altrimenti mi marciscono anche queste opzioni a scadenza fine mese. Io come sempre vi aggiorno su tutte le mie posizioni, le mie analisi e quant'altro su Telegram, quindi vi incentivo a seguirmi su Telegram perché è tutto gratuito come sempre, trovate il feed delle mie posizioni, le mie idee, le mie visioni, eccetera eccetera. Mi raccomando, sempre sul pezzo, se siete sul tubo iscrivetevi, che tra poco carico questo video anche lì, mettetemi un bel like per gasarmi ai massimi, fino a quando c'è il bonus, credo a tempo indeterminato, se intendi su Celsius Network, quindi non c'è fretta, non c'è scadenza per ora perlomeno, e però devi essere un nuovo utente. Ci vediamo noi giovedì per il discorso sul Forex, a chi dovesse interessare, venerdì ci rivediamo in live e poi continuiamo ad affrontare come sempre durante i prossimi le prossime settimane gli argomenti più di tendenza. Il nostro vice in holder la prossima settimana ci porta una nuova alt grande, perché veramente sei il nostro insider delle altcoins, ti meriti delle altre shitcoin. Adesso poi te ne do altre 10 perché te le sei guadagnate tutte, e come vi dicevo, cavalchiamo i trend, seguiamo le tendenze principali, approfondiamo ancora la DeFi, i nuovi progetti, tutto ciò che ci gravita intorno. Io sono sempre aperto alle vostre richieste e domande, quindi se avete proposte di video fatemele, sapete come contattarmi, potete contattarmi su Telegram, su Discord, sui miei canali social, via mail, insomma i miei contatti li trovate sul mio canale YouTube. Speriamo che YouTube mi ripristini presto i video, così posso ridarvi a disposizione quelli sul trading automatico e tutti quelli che avevamo fatto poco fa. Anche quello su BlockFi mi è sparito purtroppo, insomma c'è un bagaglio di video da recuperare, però io conto che torneranno molto presto. Vi terrò aggiornati anche sul discorso social trading su token sets, che è un altro aspetto importante che ci tengo a portare avanti insieme a voi. Insomma, di carne al fuoco ce n'è sempre veramente un sacco. Io vi voglio sempre così come siete, gasati 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 ai massimi, e spero che sarà sempre così per tutti i nuovi che ci continuano a seguire live, i nuovi che si aggiungono, le persone che tornano, insomma si è creato un bel ambiente e io spero di riuscire sempre a portarlo avanti con contenuti all'altezza delle vostre aspettative. Basta, ho finito, vi saluto e vi auguro una buona serata e alla prossima.